Amici, buongiorno, buon sabato, ben ritrovati. Oggi per le chiacchiere del sabato pomeriggio vi parlo dell'attesissima ZWO ASI 2600mm, la versione monocromatica della camera CMOS per astrofotografia 2006. Questa è senz'altro una delle camere più attese di questo 2021. Ha delle caratteristiche secondo me molto interessanti. Alla carta la attendevano in tanti per vedere come si comportasse sul campo. Oggi vi racconto un po' di questa camera, soprattutto vi faccio vedere le immagini che ho ottenuto durante le mie prove. Prima di iniziare ringrazio il negozio Artesky perché è uno dei negozi in Italia che di più fra tutti continua a sostenere le mie attività e mi permette da diversi anni di fare tanta esperienza diretta e misurabile sugli strumenti. Si può essere d'accordo o no sulle opinioni personali, ma l'importante è che le opinioni arrivino da un'esperienza diretta e sempre misurabile. Eccola qui, la nuova ZWO ASI 2600. Monocromatica, quindi la versione senza filtro di Bayer della camera colori che già trovate recensita su questo canale. La 2006 è una camera che già nella sua versione a colore è stata molto apprezzata. Questa versione monocromatica monta il sensore IMX 571 retroilluminato di Sony da ben 26 megapixel. Forse una delle caratteristiche più interessanti di questa camera è di avere un sensore con un formato APS-C. Il formato APS-C ci dà tantissimi pixel da poter elaborare e un campo anche inquadrato abbondante che è quella via di mezzo forse giusta per la maggior parte dei telescopi diffusi che abbiamo noi, quelli amatoriali, dai classici Skywatcher o ai rifrattori di varie marche. Bene o male la copertura, la correzione del campo su queste ottiche APS-C è sempre garantita. Ecco che questo allora forse è il formato diffuso più abbondante con il quale possiamo comodamente fotografare e sfruttare anche le nostre ottiche. Questa è una camera interessante che va ad aggiungere un tassello alla scelta oggi delle camere per astrofotografia basate su sensori CMOS monocromatiche, perché fino a un anno fa forse nemmeno. Gli appassionati del sensore 294, presente, si azzardavano appena a sognare l'idea di l'ipotesi di poter avere la versione del sensore 294 monocromatico. Poi magicamente in un anno è arrivato sia quello sia la versione della 2006. Finalmente oggi si sta ricostruendo una scelta abbastanza variegata di sensori CMOS anche monocromatici, perché fino all'anno scorso praticamente non c'era scelta. Si era obbligati, si era costretti, se non si voleva andare su costi molto alti, ad acquistare l'ASI basata sul sensore 1600, che funziona senz'altro molto bene. E non ve l'ho ancora recensita, io l'ho avuta in versione QHY, la 163M, mi è piaciuta molto. È un sensore complessivamente con una dinamica di 12 stop. È senz'altro superato, nonostante permetta di ottenere davvero dei risultati molto 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 gradevoli. E ve ne parlerò magari nei prossimi filmati, come della ASI 294mm. Ecco, però, diciamo, non c'erano alternative. Oggi troviamo sul mercato la 294 monocromatica e anche la ASI 2006. So che molti di voi vorrebbero un confronto di questa camera con la 294 e monocromatica. Tutti mi avete già chiesto, prima ancora dell'uscita del filmato, quale sia la migliore, quali funzioni meglio. Ma io partirei però da una considerazione forse semplice, ma direi efficace. Non hanno un costo minimamente confrontabile queste due camere. Quindi la ASI 2006 mono costa molto di più. Perciò è difficile fare un confronto tra due dispositivi come se
dovessi offrire la scelta di se acquistare l'uno o l'altro, quando in realtà hanno un costo che le separa parecchio. Io non le confronterei direttamente su questa base. La ASI 2006 ha delle specifiche che alla carta si presentano migliori probabilmente nel complesso rispetto all'ASI 294. Queste migliorie dovrebbero essere infatti la giustificazione di un costo effettivamente superiore. Al di là quindi è di un sensore più grande, di un formato maggiore, di tanti pixel da elaborare, perché abbiamo più di 6000 pixel sul lato lungo da questo sensore da poter sviluppare, che ci permettono anche di arrivare quindi a delle stampe anche a grande formato. La caratteristica che salta immediatamente all'occhio di questa camera raffreddata è l'efficienza quantica, la sensibilità di questo sensore dichiarata al 91%. Ora, il 91% è un numero misurato nel picco massimo, che è intorno, se ben ricordo, ai 460-465 nanometri. Vi metto qui il grafico per farvi vedere come si muove l'efficienza quantica di questo sensore. Ad ogni modo, è davvero una camera molto molto sensibile alla carta per la fotografia notturna. Abbandonando la carta, vi faccio vedere infatti la mia prima prova, dove ho pensato di sfruttare effettivamente queste apparenti caratteristiche per provare a fotografare un oggetto abbastanza debole, Hubble 31. Hubble 31 è una nebulosa planetaria che dal nostro punto di osservazione e dal nostro punto fotografico è piuttosto grande, e infatti la sua magnitudine è comunque abbastanza diffusa su un campo ampio, che non la rende proprio facile, immediata da fotografare. Per questa prima integrazione in H-alpha ho scelto la modalità HCG di 2006. Il modo più efficace infatti di utilizzare la ASI 2006 monocromatica è impostando un gain a 0 oppure a 100. Da qui, nei giorni successivi, ho integrato anche una sessione in ossigeno ionizzato per poter comporre un bicolor che vi faccio vedere. Non è un'integrazione esagerata in termini di ore. Trovate sempre tutte le informazioni sia sul mio sito sia sulla pagina Facebook. Vi ricordo che sul mio portfolio fotografico, sul mio sito web, trovate quasi tutte le immagini che abbia realizzato in questi anni, suddivise per camere, per filtri, per ottiche, così che ognuno di voi, se ha curiosità, può trovare lì i miei esperimenti con i diversi dispositivi che ho provato in questi anni. La camera viene presentata con una DC da 16 bit, in realtà copre una gamma di stop da 14. Chiaramente la gamma più estesa l'abbiamo in una configurazione, come sempre con questi sensori MX retroilluminati, a gain 0, dove a gain 0 non si passa in questa camera per l'unity gain come capita in molte altre camere, si parte direttamente con un fattore di conversione elettroni ADU di 0.75 circa. In questa configurazione a gain 0, quindi, dove possiamo rispettare anche al meglio le alte luci, non soltanto le ombre, seppur resti veramente molto sensibile anche nella separazione delle tonalità scure, ho invece voluto testare la camera non in banda stretta ma in banda larga, iniziando da un'integrazione con un filtro in luminanza. In realtà il mio cielo è piuttosto inquinato, faccio davvero molta fatica a fotografare dalla mia postazione fissa in luminanza. Ho utilizzato un filtro L Pro come filtro per questa luminanza, senz'altro rinunciando a qualche fotone che proveniva anche dall'oggetto astronomico, ma aiutandomi senza dubbio, eliminando gran parte di quei fotoni provenienti invece da sodio, da alta e bassa pressione, mercurio, delle luci artificiali. Fortunatamente non ho un'illuminazione coprente a LED, quindi le luci che inquinano il mio cielo sono principalmente ancora di vecchio tipo. Ho fotografato la catena di Markarian in questo periodo di galassie, almeno parte di essa, ecco, e mi è scappata qualche piccola galassietta. Per questa sessione di luminanza, dove ho raccolto all'incirca una decina di ore, la ASI 2006 monocromatica anche qui mantiene un rumore di lettura molto molto basso, confrontatelo con quello che ha a gain 0 la 294,
esprime, come vi dicevo, i suoi 14 stop di dinamica, ma il numero complessivo di sfumature che riesce a digitalizzare, a separare, è molto superiore di quello che riesce a realizzare la 294. Quindi sono due camere effettivamente dalle prestazioni differenti. Presto vedrete, come vi anticipavo, anche la chiacchiera sulla ASI 294. Sapete che è un sensore che io adoro e ho scelto per me di utilizzare quelle due camere, avendo sia la versione a colori, una delle prime portate in Italia, che ancora funziona splendidamente dopo il cambio anche delle pastiglie, e la versione monocromatica. Io utilizzo queste due camere, ma per me sono il giusto punto d'incontro tra il risultato e il costo, perché, come vi dicevo, la ASI 2006, come vedrete, ha già un costo che la posiziona su una soglia dove forse non tutti gli astrofotografi possono arrivare. Da questa luminanza, che devo dire mi è piaciuta parecchio e mi ha messo molto la voglia di sostituire la mia 294 con questa camera, ho voluto la sera dopo raccogliere rapidamente una sessione RGB per colorare questa luminanza. Questa sessione a colori, utilizzando i filtri RGB realizzata in un'unica notte, ho integrato non più di un'ora per canale, con la luna quasi piena e il cielo velatissimo, con la luna che faceva questo glow terribile in tutto il cielo, con una forte umidità. Non ho ottenuto un segnale molto forte, infatti vedete che la combinazione luminanza e colore l'ho mantenuta molto soffice, con una saturazione molto contenuta, proprio perché mi piacerebbe poi, con luna nuova e condizioni quindi di cielo migliori di quelle che ho avuto, riprendere l'acquisizione proprio del colore per poter impreziosire questa luminanza. Questo sensore è privo di amp glow. Quando guardate i dark noterete una pulizia incredibile. Questo è un sensore, se ben ricordo, dalla recensione della 2006 e dalle letture che avevo fatto lì, sviluppato proprio per l'ambito fotografico. Infatti lo troviamo montato anche su altri dispositivi per la fotografia tradizionale. Sul mio sito web trovate anche la sezione per scaricarvi liberamente, senza registrazione, senza nulla, tutte le librerie di dark di tutte le camere che ho provato in questi anni. Le trovate praticamente tutte ormai. Ho caricato già quelli a gain 100, sto per caricare quelli a gain 0, quindi tornateci ogni tanto se desiderate scaricare questo materiale per analizzarlo e fare le vostre valutazioni, perché lo aggiorno e ne aggiungo di continuo. La finestra di questa camera è una finestra davvero molto grande, con un vetro antiriflesso e una resistenza anche già anticondensa. E ovviamente sempre un sistema classico, questo lo sapete già, di raffreddamento. Si arriva a circa un delta T di meno 35 gradi, sempre una porta USB, sempre una RAM DDR3 integrata dentro per gestire ovviamente i dati in un modo più fluido. Ho un'unica critica, è una critica fine a se stessa in realtà, perché non è capacità di ZV poter gestire questo genere di caratteristiche. Qui abbiamo pixel da 3.76, fotodiodi più piccoli di quelli montati sul sensore della 294. Se devo trovare un limite in questa camera, o diciamo una caratteristica che forse avrei desiderato diversa, ecco, avrei desiderato pixel più grandi su questo sensore, forse, per poterla anche avvicinare a ottiche a focali un pochino più lunghe, ma resta comunque una gran camera che penso farà parlare bene di sé. Penso che questo sensore, questa camera, inizi ad avvicinarsi forse alla mia idea, ecco, di camera astronomica CMOS. È un genere di strumenti senz'altro nuovo, è un genere di strumenti che abbiamo imparato a non confrontare con i CCD, penso siano dispositivi semplicemente differenti, che nella loro novità sono partiti con prestazioni contenute rispetto a quelle che hanno oggi, dove questi dispositivi sono ancora in grande evoluzione, in grande crescita, e dove sono senz'altro sicuro che fra 5-10 anni avremo dispositivi ovviamente molto più evoluti. Avrò occasione di provare di nuovo di lavorare ancora su questo sensore, prodotto da altre aziende, quindi troverete ancora molte mie immagini e avrò ancora modo io di darmi tanto spazio per utilizzare questo tipo di sensore e farmi ancora meglio un'idea su quali possano essere pregi e vantaggi di questa camera, che effettivamente ad ora, rispetto alla versione monocromatica della ASI 1006 e della 294, non pare avere grandi svantaggi. Ovviamente è un sensore che si colloca appunto ad un costo ben più elevato e che offre
rispetto a questi altri due modelli molto più economici, vantaggi ed evoluzioni che credo la renderanno senz'altro diffusa e apprezzata nei prossimi anni. Spero di esservi stato di aiuto, soprattutto appunto ricordandovi che sul mio sito web trovate molto materiale poi da scaricare o da visionare anche per farvi un'idea su queste camere. Se avete qualche curiosità su questa camera lasciatela qui nei commenti oppure venite semplicemente sul nostro gruppo Facebook di Astrofarm a fare due chiacchiere per discutere di queste prove. Vi ricordo che sulla mia pagina Facebook trovate sempre tutte le attività che svolgo in osservatorio qui da me, Carl Sagan, con quotidianamente gli aggiornamenti sulle mie prove, sulle mie pazzie e sulle nuove ottiche anche che sto montando. Vi farò vedere presto qualche novità. Vi saluto, vi auguro un buon weekend e vi mando un abbraccio. Ciao a tutti!